Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News per una nuova puntata di Quattro Chiacchiere Con. Una puntata molto particolare, un argomento diverso dal solito, che nasce da un'iniziativa di un'associazione chiamata DES, acronimo, poi vi spiegherà loro di quale associazione si tratta, per un'iniziativa con le scuole che riguarda i cani cosiddetti pericolosi, che in realtà pericolosi non sono. Benvenuti, grazie Marando, Grazie. presidente dell'associazione DES, Dog Education. Dog Education and Safety Sport è Perfetto. nata con questa associazione per insegnare a migliorare e educare i cani, ma soprattutto i proprietari dei cani, quindi aiutarli in questo senso. Certo. E la vicepresidente, Giusy Bevilacqua. Buongiorno, Benvenuta. grazie. Una bella iniziativa che state facendo con le scuole di Forno Canavese, sia l'asilo che le elementari. Sì, abbiamo iniziato questo martedì con i bambini dell'asilo e alcune sezioni della prima elementare. E abbiamo iniziato andando proprio direttamente lì nelle scuole e negli asili con i Rottweiler. Abbiamo già dal 2011 io ho fatto questa attività di promuovere e divulgare un po' di informazioni corrette, partendo sempre dai bambini, perché penso sempre che se i bambini vengono informati saranno degli adulti più responsabili, la Senza speranza è dubbio. quello. E soprattutto con i Rottweiler, proprio perché sono sempre indicati come razza pericolosa, ci si parla sempre di questa razza come un problema. In realtà sono molto sensibili, sono molto dolci, soprattutto con i bambini, ma se vengono educati correttamente e Certo. l'educazione deve essere impartita dal proprietario che lo educa nella maniera corretta e anche di chi lo prende o di chi interagisce con i Rottweiler. Ah, beh, che ti fa sentire? Lei si fa sentire, sì, come vedete si fa sentire perché lei è una grandissima coccolona e chiamo in continuazione perché vuole fare delle attività. Poi pet therapy non gliene manca mai. Cani che non sono pericolosi se vengono comunque trattati nel modo giusto, comunque ci vogliono degli Gestiti, sì. accorgimenti, non sono cani per tutti. Assolutamente sì. La nostra associazione è a maggioranza Femminile. femminile e praticamente abbiamo Rottweiler, Pitbull, cani corso, cani di un certo spessore, di una mole, e proprio per questo la nostra associazione è nata per dimostrare che non è la forza fisica con cui lo devi educare il cane, ma non è neanche lasciargli fare tutto ciò che vuole. Quindi ci vuole una pazienza che, sottolineo, secondo me, le donne Hanno più le hanno, donne, sì. non hanno forza fisica, quindi non ci imponiamo sul cane come forza fisica, ma siamo quelle persone che si mettono in testa un obiettivo, quindi un obiettivo semplice che è quello di non farsi tirare dal cane e allora lo portano a compimento. Mentre magari una persona che fisicamente, come un uomo, può mettere la forza fisica, si stufa velocemente e cosa fa? Ma tanto io il cane lo gestisco tramite la forza e questo non è secondo Sono me il sbagliato. modo ideale per insegnare a un cane. Il cane deve imparare a fidarsi del proprietario e il proprietario deve essere responsabile di dire a un cane a cui devo insegnare per diverso tempo, perché il Rottweiler è un cane che cresce non in 15 mesi, in 15 mesi cresce fisicamente, ma ha una, come si può dire, una crescita, Un'evoluzione. un'evoluzione del suo carattere in un tempo più lungo. E quindi ha bisogno di fare un'attività di educazione, di socializzazione nel mondo urbano. Quindi ad esempio come lei ha iniziato 6 mesi, già andava in giro nelle scuole, negli asili, poi magari andavamo davanti alle scuole elementari per far conoscere i bambini che urlano, che saltano, poi magari qualche volta l'abbiamo portata anche a I centri centri commerciali, commerciali, soprattutto. però fatto con un criterio, cioè molte persone le vedo che vanno in giro con il cane e sono, scusate il termine, scollegate, cioè il cane di là e tu sei col cellulare, non interagisci col cane, in quel momento non stai spiegando al cane nulla, cioè portarlo fuori così,
sperando che il cane apprenda dei concetti, certo, che sappia che non deve tirare, che non deve aggredire, non è esattamente questo, corretto? Certo, quindi questo comportamento errato, che vale però forse un po' per tutti i cani, a maggior ragione con quelli più grossi, più spessi, certo, però sì. Resumo, con tutti i cani. Assolutamente sì, per me qualsiasi cane, che sia un Rottweiler o che sia un miticcio, deve avere delle regole. Uh-huh. Assolutamente è quello che abbiamo spiegato anche ai bambini dell'asilo, cioè quando un cane entra in famiglia ci si prende una responsabilità per tutta la vita. Certo. Quindi la responsabilità della tutta la vita vuol dire che il cucciolo ha delle esigenze, quindi deve dormire, deve stare tranquillo, deve giocare correttamente, perché sembra un'assurdità, ma tante persone arrivano da noi e non sanno giocare col cane. E quindi non lo scaricano nella maniera corretta. Certo. Oppure arrivano e dicono: ma io l'ho portato in giro da tutte le parti, adesso la prima volta si è spaventato, mi ha tirato... giù, mi ha fatto cadere, ma dipende sempre come lo porti. Sì. Quindi è una cosa che abbiamo tenuto a dire ai bambini, che hanno dei diritti, i bambini hanno diritti di avere la strada pulita. Non è possibile che tutt'oggi chiunque abbia il cane sporca per le strade e non pulisce. Mm-hmm. Sì, diciamo che il concetto che abbiamo fatto passare nelle scuole è che sì, avere un cane è bello, ma ci sono anche dei doveri e degli obblighi, quindi certo, pulire, non dar fastidio alle altre persone, tipo anche il fatto che è indispensabile avere sempre il cane al guinzaglio e non lasciarlo sempre libero, perché obiettivamente ci sono anche delle persone che hanno paura o che non amano essere avvicinati dai cani, uh-huh, e quindi bisogna rispettare le esigenze di tutti. Sì, quindi non solo responsabilità nei confronti degli animali, ma anche civiltà, degli altri. Quindi assolutamente, anche perché molti bambini anche lì non sapevano che possono dire guarda che devi pulire, devi non, ad esempio urlare. Tante persone, tanti bambini lì sono rimasti anche un po' così, perché abbiamo fatto vedere una slide, uh-huh, dove abbiamo detto il bullismo è come maltrattare il cane, vanno di pari passo, quindi certo, tu non devi urlare al tuo compagno. La prima regola che abbiamo detto ai bambini è: uno, non dovete urlare mai in presenza del cane; due, dovete toccare il cane solo se ci sono presenti i genitori, uh-huh, e se potete chiederlo al proprietario, altrimenti non dovete avvicinarvi ai cani. Sì. E questo sul bullismo, i ragazzi l'hanno intercettato subito, hanno capito subito che la slide dove c'era una bambina che piangeva e gli altri bambini che ridevano, il cane dall'altra parte che piangeva e la figura umana che urlava, loro hanno capito subito che era collegato, e infatti hanno detto: non si urla e non si picchiano gli animali come non si urla e non si picchiano, certo, i compagni. Quindi anche associato a questo, e questo, cioè, i bambini erano attivi. Sì, 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 hanno recepito molto sì, di sì, più sì, degli adulti. Senza dubbio, già sono spugne, sono attente a questi argomenti. Sì, 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 assolutamente sì. Quindi la prima lezione, diciamo, che ci ha dato delle soddisfazioni, sì. Adesso poi ce ne saranno ancora due, uh-huh, e vediamo appunto se la cosa poi va in porto in altri comuni, in altre, certo, scuole. Sicuramente è più semplice educare i bambini che gli adulti. Sicuramente. Decisamente. Sì, sì, sì. Sicuramente. Decisamente, perché sì, hanno meno, come si può dire, meno preconcetti. Preconcetti, esatto, sì, preconcetti, e sono aperti anche a provare, perché subito alcuni avevano paura, e c'erano altri che erano sovraeccitati e quindi, certo, non vedevano l'ora di accarezzarla, poi figurati lei. Sì, ma altri erano proprio: no, no, mia mamma ha detto che non devo toccarli perché i cani sono pericolosi, cioè, c'era un po' di tutto. E allora invece hanno visto gli altri bambini che si avvicinavano, che poi l'hanno portato col guinzaglio, che girovagavano per la classe col guinzaglio. È stato divertente, perché poi i tempi erano stretti, lo spazio era anche stretto. E quindi era quello, però poi verso la fine quei bambini che avevano paura, che avevano col timore, si sono avvicinati lo stesso e l'hanno carezzato, addirittura poi alla fine, certo, non avevano più voglia di farci andare via. Eh sì, lo penso.
una bella esperienza per loro. Sì. Sì. Qual è l'ambiente ideale per un cane di questa razza, quindi per il Rottweiler o per i cani grossi come i Pitbull e i Corso? Per mia esperienza personale, l'ambiente è vivere in famiglia, cioè proprio nella quotidianità. Uh-huh. Io all'inizio ero un po' contraria perché dicevo no, il cane deve stare fuori. Questo diciamo che è un po' a discrezione di ognuno di noi. Certo. Però effettivamente ho visto le differenze tra un cane che sta fuori, che vive la sua vita fuori in cortile, e un cane che vive la sua vita in casa quotidianamente con me. Uh-huh. Però quella è una scelta di ognuno di noi. Certo, il rapporto che si crea nell'ambiente di casa è molto più intenso, è molto più... come posso dire, più reale che un cane che sta in cortile, che vive per i fatti suoi, tra virgolette. Sì, ecco. Sì. Quindi la casa, anche perché poi quando si ambientano il loro angolino è sempre quello e non creano disturbo, ecco. Certo, però si crea probabilmente un legame crea più forte. Crea un legame più profondo. Sì, io personalmente consiglio sempre di tenerli in casa, anche se hanno il cortile. Molti pensano che un cane grande deve avere uno spazio grande. In realtà non è lo spazio, è la qualità con cui tu interagisci col cane e quello che fai. Perché magari lei, ad esempio, sa che deve stare a casa perché magari devo uscire o fare delle lezioni. Ma è quando torno, quel tempo, quei 10 minuti di fare la passeggiata dove sono con lei, giocare con lei, farla scaricare, oppure uh-huh. insegnargli degli esercizi semplici, qualsiasi cosa, ma quel giusto tempo da dedicargli a lei, dove sei con lei, allora lo apprezzano. Un cane che ha, tante volte vengono da me che dicono un Rottweiler, un pastore, qualcosa, ma ha 1500 metri quadrati, insomma ne ha di più di tutte, però il cane non lo gestisce, non hai nessun rapporto, non lo chiami, poi magari quando hai bisogno di prenderlo, di portarlo anche solo dal veterinario, il cane non si fida di te. E io parlo di fiducia, non parlo di sottomissione, certo. Anche se non ho pregiudizi su questo termine, perché la fiducia vuol dire che lei ha fatto un percorso dove ha capito che io gli sto spiegando le cose e lei le deve fare perché si deve fidare, non perché deve aver paura di me, perché poi con questa faccia si vede che non ha paura di me. Però questo non vuol dire che lei possa fare quello che vuole, non può fare quello che vuole. Certo. Quindi se io prendo un cane e lo gestisco in casa vuol dire che sa quando mangio e non deve disturbarmi, perché se poi devo andare, ad esempio lei è venuta con me da tutte le parti, addirittura in Repubblica Ceca. In Repubblica Ceca non è che potevo avere una casa con chissà quanti metri quadrati, quindi al ristorante lei è con me. Cosa gli entra nella sua testa? Che lei mi vede mangiare, sa che deve aspettare tranquilla. Mm-hmm. Lo fa sia a casa e poi è già predisposta per farlo fuori. Certo. Essere manipolati, cioè tanti gli dico, ma tu lo manipoli il cane correttamente? E loro mi dicono sì, io la carezzo, gli pulisco le zampe e tutto, ma non è la stessa cosa di gestire manipolare. E manipolare un cane in prospettiva di andare dal veterinario, mm-hmm. perché il veterinario è una persona estranea. Certo. Poi lo tocca che magari ha dei dolori, poi magari gli deve far vedere, che ne so, gli devi aprire i denti, gli devi toccare il naso, gli devi toccare le orecchie, cioè devi fare determinate cose. Il cane lo deve fare nella quotidianità di tutti i giorni. Se tu lo prendi, lo metti fuori e ti ricordi ogni 15 giorni che esiste, cioè. Non penso che ci sia questo rapporto. Sì, okay? Sì. Quindi quello che dico sempre io è il rapporto col cane bisogna crearlo giorno per giorno e dedicargli correttamente del tempo. Come il cane lo dedica a noi, perché sì, dedicando comunque tempo al cane, i cani sono veramente affettuosi e predisposti. Sì, assolutamente. Del padrone. Sì, sì, sì. Poi si fidano ciecamente del nostro certo. giudizio, ecco. È vero, lei diceva prima, non può fare tutto quello che vuole, e
non vorrei che passasse il messaggio che allora il cane è limitato. No, assolutamente. No. Cioè, il discorso è che non può fare tutto quello che vuole, nel senso che non può andare incontro a una persona per dire saltargli addosso. Certo, cioè, è una questione di educarlo. Bisogna sì, educarlo, esatto. Quindi noi gli diamo delle regole dove questo si può fare e questo non lo puoi fare, ma sia perché, che ne so, se mi scappi attraverso la strada puoi provocare un incidente, certo, o essere tu investito, quindi devi stare correttamente vicino a me, non mi devi tirare. Queste sono poi alla fine, penso, le cose che piacciono a tutti, ecco, sì, che il cane non mi deve tirare o trascinare. Sì, sì, senza dubbio. Anzi, tutt'altro, perché se tu hai un cane con delle regole, quindi tra virgolette non libero di fare tutto ciò che vuole, ti puoi permettere di avere il cane come ce l'ho io, come ce l'ha lei, che se andiamo in vacanza te lo puoi portare, non hai nessuna spesa aggiunta e quindi dovunque vai, che sia un bar, che sia sì, alla piazza del mercato o in centro commerciale, non avrai mai questo problema di dire dove metto il cane. Quindi che poi è la nostra filosofia poi alla fine dell'associazione, cioè insegnare alle persone il modo più giusto, più corretto, perché non è che ci sono delle regole, ci sono delle regole di base che funzionano per tutti, però ogni cane è a sé, quindi bisogna trovare, aiutami, il metodo migliore giusto per ogni cane. Sì. Però la finalità sì, è avere un cane felice con noi, che possiamo portare ovunque e che non rechi né danni né fastidio. Non dà danni, non crea fastidio. Sì. Ecco. Anche perché ci sono molte persone che magari nel tempo hanno avuto Rottweiler e quando arrivano da me dicono: ma io ho sempre avuto Rottweiler, ho sempre avuto cani, però questo è testardo. In realtà non è così, perché ogni cane ha proprio la sua indole, certo, ok? A parte il temperamento, che non sto qua a discutere perché sarebbe troppo alto. Però ogni cane a sé, perché magari il cane che avevo io prima era molto più sicuro di sé, quindi tanti passaggi con quel cane che avevo prima non li ho dovuti fare, perché con un cane più forte hai più possibilità di saltare alcuni passaggi, fra virgolette. Magari con cani di questo genere devi fare qualche passaggio in più e tante persone non riescono a capirlo, che devi avere più tempo, perché l'apprendimento di un cane non è uguale per tutti e devi sapere che soggetto hai per poter poi iniziare un percorso. Certo. E non tutti riescono a capirlo e questo è un problema, perché non riescono a interfacciarsi col soggetto che hanno. E poi tante volte intorno ai 2 anni, quello che mi dispiace è che quando vai su Facebook vedi il cane buonissimo per problemi familiari qua e là, ma sotto sotto la verità la sappiamo. Non riescono a gestirlo, abbandono. Esatto. O lo danno via. O lo danno via. O nel migliore dei casi lo danno via. O lo abbandoni perché poi non lo sai gestire, lo porti in canile. Alla fine però dal canile è difficile però farli uscire questi cani, perché hanno questo nome che è aggressivo, in realtà no, in realtà posso dirlo? Sì, dillo. Alcune persone non dovrebbero proprio prenderli, questa razza non è per tutti, questa razza ha bisogno di persone che sono ferme caratterialmente, che hanno pazienza e che hanno voglia di dedicare veramente del tempo. Chi pensa di avere un Rottweiler solamente per la guardia è meglio che non lo prenda, cioè possono darti più ma vanno gestiti di più. Salute. Ok. Vogliamo aggiungere qualcos'altro per quanto riguarda l'associazione, per quanto ce ne sarebbe da parlare, penso. Sì, tantissimo. Poi io parlo a raffica. Dico dell'associazione, no? Allora, sì, l'associazione. Dell'associazione, noi allora siamo, come abbiamo detto, stragrande maggioranza donne, quindi un po' l'abbiamo fatto per questo, un po' perché siamo molto determinate a far passare un progetto oltre negli asili, anche il progetto di cane buon cittadino, cioè per tutte le persone devono poter saper gestire bene il cane. Quindi l'associazione è nata per quello, per lavorare su più fronti. Arley, vieni qua,
più fronti. Uno, insegnare a educare il proprietario che educa al cane, perché il mio lavoro è soprattutto quello, vedere il soggetto che ho, vedere il proprietario, quali sono i limiti del proprietario e del cane, e cercare di trovare la via giusta, corretta, per spiegare al proprietario come interagire col cane e come insegnargli. E questo è il cane buon cittadino, che secondo me dovrebbero farlo tutti. Cani piccoli, cani grandi, tutti dovrebbero avere una linea guida. Dopodiché l'altro fronte è proprio quello delle scuole, perché fondamentalmente se tu inizi a spiegare già dai bambini piccoli fino alle medie, un dubbio i ragazzi se lo fanno, cioè forse tutto quello che stanno facendo queste persone non è giusto, e io non devo trattare il cane così, oppure anche soltanto la responsabilità. Cioè, spiegare ai bambini che il cane è una responsabilità e che quindi quando lo prendi lo devi accudire, lo devi spazzolare, gli devi dare da mangiare, lo devi portare dal veterinario e lo devi fare anche quando sarà vecchio. Tanti bambini cominciano a dire, come hanno detto, ah, ma allora mio papà o mio nonno o l'amico di mio papà o l'amico di mia madre questa cosa non la fa, perché non la fa? È lì che entra in gioco la catena, perché poi i bambini vanno a casa punzecchiano, ed è quello che noi vogliamo spronarli, perché tanti genitori vengono con il cucciolo, ma io ho preso il cucciolo per mio figlio, sì, ma è come dire, tu hai fatto il fratellino per il fratello maggiore, ma glielo dai da gestire a lui, oppure hai fatto il fratellino minore, ma lo gestisci tu come genitore e insegni al fratello maggiore come giocare col fratellino minore. Quindi perché questo non dovrebbe essere fatto anche per un cucciolo? È sempre un essere umano. E questo è un altro concetto che devono imparare, tra virgolette, i genitori. È un po' più difficile spiegarlo ai genitori. Anche perché come associazione nelle scuole la prima cosa che abbiamo detto, che nella slide che abbiamo detto, è voi dovete giocare con il cane in presenza del genitore, perché il cane non è una babysitter. Certo. E tanti si tolgono la responsabilità e dicono, vabbè, ma mio figlio sa, gioca col cane. Sì, ma tu devi essere presente, perché non sai cosa fa il bambino e devi interagire con il cane per insegnargli che quelle cose non vanno fatte. Sì, sì. Ecco. Sì, perché poi si finisce invece col sentire certe cose che hanno, esatto. Infatti tu devi essere responsabile come genitore, devi essere presente sempre. Cioè, infatti una cosa che non capisco è quando sento dire, ah, ma è fuori che gioca col cane. No, cioè non esiste che un bambino anche 10 anni così che stia fuori da solo col cane, non, a mio parere, ecco, non. Anche per te, no? Assolutamente. Mia figlia ha fatto attività, mia figlia ha fatto per diverso tempo, e anche domani sarà presente anche lei, perché comunque il cane per un bambino è un aiuto incredibile. Mia figlia ha avuto delle difficoltà a scuola e da piccola io l'ho portata sempre con me, ha fatto delle esposizioni, ha fatto delle garette di obedience, ma lei è venuta proprio in campo già che aveva 5-6 anni, quindi lei è capace di gestire il cane, quando vado via io e lei presente che fa le cose, però per tutto questo percorso, o anche quando usciva col cane che andavamo a fare delle esposizioni, c'ero sempre presente io, perché una cosa importante, tu fai uscire un bambino con un cane di un certo tipo, e ne vediamo anche di particolari, magari il tuo cane è bravo, ma non hai pensato che fuori, in mezzo alla gente, ci sono altri che non sanno gestire. E come fai? Si trova in difficoltà il bambino, oltre al trauma che magari si vede aggredito il cane, può essere aggredito anche lui in difesa del cane. Quindi questa cosa, bisogna che le persone incominciano a mettere un po' di responsabilità, anche perché se il cane esce fuori ed è sotto la custodia del bambino, la responsabilità è sempre dei proprietari, quindi dei genitori. Devono essere un po' più coscienti, secondo me. Cioè, sembra quasi che sia... Ma la prendono un po' la leggera. Secondo me in questi anni si è lasciato andare un po' troppo
il concetto di responsabilità. Questo. E poi a livello di associazione comunque... Faremo delle attività come abbiamo fatto anche altre volte, che saranno delle sì, si organizzeranno... si organizzeranno degli eventi dove ci saranno, come abbiamo fatto in passato con altri comuni, degli eventi dove ci saranno veterinari, l'istruttore, tutto ciò che può servire a informare proprietari di cani, amanti di cani qualsiasi, certo. Cioè qualsiasi informazione maggiore è sempre utile che ce l'abbiano. Poi faremo anche delle attività sportive, ci piacerebbe fare delle attività sportive con i ragazzi. Sì, vorremmo fare una sorta di estate ragazzi, però vediamo, ci stiamo lavorando, vediamo un po' sì. Se il progetto va in porto. Bene, l'estate ragazzi... Con gli animali. Con i cani, assolutamente, sì, con i cani. Faranno attività sportiva con i nostri cani, ovviamente, sì. Certo, sì. E poi così impareranno sia un'attività sportiva e impareranno cosa vuol dire gestire un cane. Perché i ragazzi non sanno bene, non hanno bene chiaro che cosa significa gestire un cane, anche perché... con una persona tu puoi parlare, spiegargli, con un cane no, perché quindi ogni tuo movimento, ogni tuo comportamento il cane lo legge a modo suo, certo. E quindi ti devi saper rapportare con lui. Io nel corso diciamo della mia esperienza, i miei cani sanno benissimo quando io sono arrabbiata, quando sono felice, quando sono tesa. E anche loro cambiano il modo di rapportarsi con me, ed è una cosa che noi vorremmo far capire ai bambini, che il fatto che magari un bambino possa essere arrabbiato, il cane lo sente moltissimo, e quindi devono riuscire a controllare la rabbia o comunque altri atteggiamenti che potrebbero essere aggressivi. Ma soprattutto imparare la lettura del cane, perché se passi del tempo col cane, che qui siamo sempre lì, dedicare del tempo al cane, tu anticipi, il mio lavoro come istruttore è quello di insegnare ai proprietari a anticipare delle azioni del cane, cioè guardargli le orecchie o guardare la coda o vedere che punta un altro cane, Harley, lei è un po'... È adorabile. È un po' invadente, mi fa veramente se invadente. Non c'è problema. Anticipare, dicevo, le azioni del cane, prevenire le azioni del cane, soprattutto quando sei in un contesto urbano. Se tu non guardi, se tu non servi il tuo cane, che è quello che la stragrande maggioranza dei... Io dico sempre, guardano i proprietari, guardano il cane ma non lo osservano. I bambini forse molto probabilmente se li prendiamo già da piccoli, Si abituano ad osservare determinati comportamenti e anche loro, gli verrà naturale un indomani dire no, questa cosa non la devi fare perché secondo me stai per fare questa azione. E speriamo di riuscire a farlo, perché sarebbe il nostro sogno. Sì. Cioè nelle scuole noi stiamo cercando di dare il massimo, proprio di convincere tutti di fare questo progetto, perché la soluzione... Secondo me è la soluzione migliore per poi avere meno grandagismo, meno cani in canile, cioè devono essere un attimino responsabili, sì. Mi viene da dire responsabili. Aiuterebbe a risolvere a monte determinati sì, problemi che coinvolgono. Dalle aggressioni a proprio buongiorno. Sì, vabbè, diciamo che quando vedi lei pensi che non sia un rottweiler, ma lo è. No, lo è. lo è. Bene, vabbè. Grazie per questa bella chiacchierata. Io spero che serva a chi ci ascolta, che speriamo veramente riflettano su tutto quello che avete detto. Grazie mille, grazie. E continuate a seguire Obiettivo News, mi raccomando, alla prossima puntata.